Ci siamo, habemus derbi, dopo tanti calcoli, penna e foglio in mano a capire come sarebbe andata a finire questa complessa, forse troppo, fase a orologio tra gironi multicolor. Alla fine il risultato dell'equazione ha dato quello che il popolo friulano sotto sotto si aspettava. Si è concretizzato l'incrocio tra APU, Old Wild West Udine e Web Gesteco Cividale, ad arricchire di emotività e tensione l'inizio dei playoff, già di per sé molto carichi. Udine è stata brava a ritornare sopra la compagine gialloblu nonostante fosse scivolata sotto per via dello strano format ideato dalla Lega per la fase orologio, e si è ripresa il fattore campo, che potrebbe anche essere determinante se consideriamo che nei tre derby finora disputati in stagione è sempre stato rispettato, con due vittorie di Udine al Carnera e una di Cividale al Palagesteco. Sarà dunque il giovane rampante Finetti a sfidare la vecchia volpe del basket italiano Pillastrini, in una sfida in cui la tattica avrà il suo ruolo importante, soprattutto per i ducali, che dal punto di vista dell'assortimento del roster e della fisicità partono nettamente indietro. Alzi la mano, infatti, chi a inizio stagione avrebbe pensato a un incrocio del genere, con la Web che veniva data da molti per spacciata e già retrocessa, e la PU come ammazza campionato sia a inizio stagione che soprattutto dopo gli innesti di Monaldi e Gentile, due califfi da uno scesi di categoria per rilanciare la piazza friulana. Invece Udine ha chiuso all'ottavo posto, vittima di una continuità mai trovata, mentre Cividale nona al termine di una stagione d'esordio in A2 semplicemente da applausi e oltre le più rosee aspettative. Udine nel girone di ritorno della fase orologio ha ritrovato almeno la striscia di vittorie e due successi esterni in fila che fanno morale, anche se non è apparsa spasmodica l'opposizione di Torino nell'ultima gara di domenica. E non vuole lasciare nulla al caso con il presidente Pedone, che si prepara a regalare a Finetti il lungo americano che manca, quell'Emmanuel Terry da Trieste che consolida le ambizioni di A1 e fornisce al coaching staff senza dubbio il roster più profondo e completo di tutta la 2, con due senior a sedersi nel pubblico a ogni partita. Cividale si gode invece un Lucio Redivo che continua a macinare punti e grandi prestazioni e lavora in palestra per provare a capire come possa Davide battere Golia. Nella Bibbia è successo, vero, ma una volta sola. Sembra difficile pensarlo. La palla ora quindi passa al campo. Da lunedì prossimo inizia uno dei quarti di finale di playoff più sentiti della storia del basket friulano. Dispiace che una saluterà la truppa, ma il gioco dice che ne resterà soltanto uno. Emmanuel Terry, centro americano, verticale, atletico. Eccolo qua, il giocatore, la ciliegina sulla torta, il giocatore scelto da Alessandro Pedone, dallo staff, dalla società, un po' da tutti, si è andati a convergere su uno dei giocatori su cui da queste emittente più volte abbiamo indicato come uno dei papabili. Ci eravamo concentrati soprattutto su di lui e su Barnes, i due che sono rimasti a giocarsi il posto, con Hopkins un pochettino più defilato. Si è scelto un centro diverso da quelli già in roster, molto più verticale, più atletico, sprizza energia da tutti i pori, grande rimbalzista, non un giocatore che ama avere la palla tra le mani, quindi anche a livello di inserimento stiamo parlando di una persona che non dovrebbe avere grossi problemi, appunto crisi di rigetto dovrebbero essere assolutamente scongiurate, e a questo punto, l'ha detto Stefano, lo diciamo un po' tutti noi, a Udine non manca nulla, anzi forse sono troppi, due senior ogni volta in tribuna a guardare. È vero che si giocherà ogni tre giorni, speriamo il più a lungo possibile. A fronte di questo, il discorso con Cividale sarà un derby fratricida, vedremo quello che succederà, ma a fronte di questo più l'APU gioca, più questi problemi andranno a non porsi. Chi è uno degli ospiti di questa sera, è uno dei volti più amati della nostra APU. Se l'APU ha conservato il vantaggio di uno 0,03 differenza canestri, lo deve anche all'ultima azione di Vittorio Nobili, due turni fa. Ciao Vito. Ciao, grazie dell'invito. È la verità quello che stiamo dicendo, l'ha detto poco fa a microfoni spenti il nostro Andrea Paderni. Ciao Andrea. Ciao Massimo, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Roberto Premier, buonasera, grazie buonasera, dell'invito. Buonasera a tutti. Stefano, ti ho nominato prima, Stefano Giovanpietro, eccolo qua. Eccoci qua con il nostro consueto touch. Innanzitutto il numero per i messaggi 349-308-1741, se volete scriverci la vostra sul nuovo arrivo, sui playoff che vedono contro Udine e Cividale. A proposito di nuovo arrivo con Emmanuel Terry, insomma c'è stato da divertirsi. Abbiamo anche qualche immagine delle partite Piacenza, Cividale, Udine, Torino, che scandaglieremo, ma ci siamo concentrati molto sulle grandi giocate fatte in giro per il mondo da Emmanuel Terry, di cui parleremo abbondantemente, e lo faremo come al solito con Pietro Colnago. Ciao Pietro. Ciao a tutti, buonasera. Innanzitutto io vi do
un flash perché siamo anche live sul Carnera e poi torno da te Pietro. 4 pari perché si gioca al Carnera, lo possiamo far vedere liberamente anche con l'aiuto della regia, le immagini da YouTube, con il canale della Libertas che dà la partita. In diretta, 4 pari, San Gamilano che è un po' la bestia nera delle APU Women del Serudine, anzi 5-4 si è corretto adesso, va bene, meglio, e le ragazze di Coach Riga devono vincere per portare la serie a gara 3, lo fanno a Carnera per via della donata degli Alpini che ha reso impossibile giocare al Pala Benedetti. Torno da te Pietro perché è stato un fine settimana che ha sancito insomma questo derby con 2 vittorie da parte di Udine e Cividale, entrambe in volata, con Udine che ha completato una lunghissima rimonta e Cividale che ha avuto la meglio all'overtime. Era quello che ci si aspettava? Non era probabilmente quello che ci si aspettava, ma era probabilmente qualcosa che qualcuno pensava lontanamente che potesse succedere. E se non ricordo male, io avevo detto preferisco prendere subito il derby per entrare con tutti e 2 piedi nei playoff e per avere la tensione già ai massimi livelli da gara 1 del primo turno dei playoff. È vero che da una parte c'è una squadra che sembra essere diventata davvero squadra e le ultime vittorie, specialmente quelle in trasferta, lo stanno dimostrando. Io non faccio il conto se Torino ha giocato al 100, al 90, all'80, al 70. Quando un giocatore entra in campo e gioca la partita per vincere, e se non ce la fa vuol dire che hanno vinto gli altri. Quindi da questo punto di vista non credo ci siano stati sconti per nessuno. Però questa squadra, Udine, sembra aver trovato un equilibrio, sembra aver trovato quelle che sono le gerarchie e soprattutto i punti di affidamento, perché sono le cose principali per tenere sull'architrave. È una squadra che nessuno adesso vorrebbe incontrare, tantomeno con IT che arriva, cioè Terry, che è un giocatore che può dare spazi, non occupa molto spazio per quanto riguarda la linea orizzontale, ma in linea verticale da quelle parti lì ci arriva solo lui e pochi altri in Italia. Vidale invece è stata, secondo me, la sorpresa del campionato in positivo, perché da neopromossa non ha mai perso, non è mai stata battuta in maniera netta e inequivocabile, è andata sotto e poi è andata ancora più sotto. No, ha sempre lottato fino alla fine. È un sistema di gioco che a me piace molto perché è il gioco di pilastrini, cioè la palla che la toccano un po' tutti e alla fine arriva a quello che deve fare canestro, che è Redivo. Quindi sarà una serie, secondo me, in cui le difese faranno la differenza, soprattutto la fisicità farà la differenza. È ovvio che Udine, da questo punto di vista, anche con l'arrivo di Terry, è un po' più, diciamo, non equilibrata, ma è un po' più fissata all'interno del playoff, quindi un po' di favore del pronostico ce li ha. Però sono 5 derby e i 5 derby si giocano tutti uno diverso da quell'altro. Prima di iniziare e aprire anche la pagina Terry, che è molto importante, quella del giorno, vediamo il quadro dei playoff. Vediamo prima il tabellone argento che ci riguarda relativamente, giusto per capire gli accoppiamenti con Treviglio Rimini, c'è Torino-Milano, c'è Piacenza-Pistoia e c'è Cantù-Nardò. Cantù, insomma, che prova a essere favorita dopo l'innesto di Logan, che non è l'unico, insomma, innesto alla grande, perché c'è stato Banks anche per la Fortitudo Bologna che sfida 100, Cremona che sfida Agrigento, poi c'è appunto Forlì chiusi con Forlì che immaginiamo, insomma, salvo sorprese clamorose, aspetta la vincente di Udine Cividale. Se vogliamo il tabellone oro, se vogliamo fare una lieve stima, è leggermente più difficile. Quindi però ci saranno sfide interessanti. Detto ciò, il girone rosso ha recuperato sul girone verde, alla fine ne ha qualificate 9 su 16. È vero, la partita diversamente. Allora, Emmanuel Terry, la grafica e poi andiamo a parlare di questo giocatore. Grafica da parte della regia, pianeta Terry, giusto per capirsi, l'abbiamo visto a Trieste, ci sono i filmati che ha fatto vedere Stefano, che girano quelli quando giocava in J-League. Chiedo prima ad Andrea, oggi ne abbiamo parlato, e da ex allenatore, Andrea sa tutto, è preparatissimo. No, vabbè, allora, Terry è un grandissimo acquisto, secondo me. Allora, innanzitutto è un difensore formidabile, sia dal punto di vista verticale, ma sia dal punto di vista orizzontale, perché è vero che salta tantissimo e che ha un atletismo
debordante, però è anche uno che tiene gli scivolamenti, che sa usare il corpo. Quindi nella protezione del ferro Udine fa un miglioramento assolutamente notevole. In attacco è un giocatore che comunque ha viaggiato oltre la doppia cifra in Serie A, però questo, ricollegandomi a quello che dicevi prima tu, non è il lungo che vuole ricevere tante volte la palla profonda per giocarsi l'uno contro uno, è piuttosto uno che vive di rimbalzi offensivi, di transizioni, di tagli, quindi di gioco senza palla, e quindi anche da quel punto di vista secondo me è una presa perfetta per Udine, perché avendo invece già diversi giocatori che si costruiscono i tiri trattando la palla, quindi Gentile, Brisco, ma comunque anche Monaldi, e Gaspardo, insomma, che attaccano in uno contro uno, questo tipo di giocatore mi sembra l'inserimento più naturale, molto meglio invece magari di un pivot che è più abituato a ricevere per giocarsi l'uno contro uno spalla canestro con continuità. Invece Terry è proprio il tipico giocatore che ti aggiunge in attacco senza togliere niente al gioco dei compagni. E poi parliamo sicuramente di un giocatore che ogni partita farà qualche azione che farà scattare in piedi tutto il pubblico. Adesso avete fatto ovviamente un montaggio di tutte le schiacciate volanti che ha fatto. Sappiamo benissimo che queste giocate, soprattutto nei playoff col palazzetto pieno, insomma, esaltano il pubblico, esaltano i propri compagni, esaltano i compagni in panchina. Quindi effettivamente mi sembra una presa mostruosa per la squadra. E credo che adesso iniziano i playoff, si azzera tutto. Io sinceramente, leggendo i roster, con il massimo rispetto per tutti gli avversari, ma non vedo un roster più forte di quello di Udine. Cioè non vedo nessun altro roster con questa profondità, con questo numero di giocatori che o hanno già vinto o comunque vengono dalla categoria superiore o che comunque hanno una fisicità che col campionato c'entra veramente poco. E poi è vero che sono tanti, forse troppi, perché due devono restare fuori, però sappiamo anche perfettamente che poi nei playoff si gioca ogni 3 giorni, esistono gli infortuni, anche quelli lievi, e quindi Udine ha anche sempre 2 polizze assicurative. Guarda qui che razza di schiacciata. Quando hanno vinto contro la Virtus, qui quando Trieste ha battuto la Virtus, ed erano convinti di essere salvi. Ecco, cioè, quindi ecco, io credo che se tu prendi qualsiasi allenatore, gli fai leggere i roster delle squadre di A2 e gli scrivi con quale roster vuole andare ai playoff per centrare la promozione, scelga il roster di Udine. E nessuno vorrebbe trovarselo contro questo roster qui. Io due domande poi vado da Stefano. Una Vito, una Robby. Che giocatore è rispetto ai lunghi che abbiamo già adesso? Non c'era in rosa, non c'era in roster uno così, no? No, secondo me no, perché comunque, come avete detto benissimo voi, Atletico corre benissimo, che può sembrare un cousin, però va su, prende la palla, posizione, lo vedi che atleticamente è una belva. È una belva, esatto, per fare anche quel tipo di schiacciate lì, per avere quell'impatto lì con una squadra come la Virtus Bologna, penso che atleticamente, grande, fisicamente devi essere forte, punto. E io poi ti dico, sì, Vito, questa cosa... ti aggiungo una cosa, così ti do un altro spunto di... Tra tanti giocatori, no, di cui si è parlato, Barnes, Hopkins, tutti diversi, no? Perché alla fine Barnes non è Hopkins non è Terry. Secondo me questo è il più funzionale, perché un lungo che si allontana da canestro e tira da 3 punti, quasi quasi ti va a ingolfare la manovra. È vero, perché appunto, come avete sempre detto voi poco fa, è uno anche che vive tanto sugli scarichi, con dei roll molto veloci a canestro. Ha la prontezza, l'agilità per saltare su, prendere dei palloni, e quindi secondo me può essere veramente una coppiata vincente con Brisco, con Ale. Posso solo immaginare le palle, insomma, che gli può mettere Ale a un giocatore del genere, con la, poi, sì, con la visione periferica che ha, o con Aldi, diventa dura per gli altri. Sì, sì. Robby, ti chiedo, da ex grande tiratore, avere sotto canestro uno che, se per caso sbagli, ti arriva a 100 all'ora e recupera il rimbalzo anche in mezzo a 3, l'abbiamo visto tante volte, quanta sicurezza può dare a un tiratore? Ma no, non credo, perché il tiratore la sicurezza ce l'ha per sé, indipendentemente che ci sia l'eventuale rimbalzista in attacco, né? Il tiratore, è vero, c'ha il rimbalzista. Ma io sono in questo discorso qui, mi tolgo il cappello di fronte a questo Terry, che è giovane, atletico, forte, che
viene inserito perché la società aveva questa opportunità e ha preso la palla al balzo nel farlo, però devo dire la verità, resto un po' scettico, pronto sempre, qualora mi fossi smentito, di andare a Canossa e di inginocchiarmi sui ceci, sono sui pronti. Ceci, esatto, e fare il mea culpa. Perché inserirlo così adesso, proprio prima dell'inizio di playoff, di un playoff particolare, che dopo penso ne parleremo, sì. Cioè di un incontro di playoff veramente particolare, quasi unico, una rarità, Udine è partita a giocare in una determinata maniera, ha fatto cambiamenti, ha preso giocatori e ha cambiato allenatore, ha preso altri giocatori e ha giocato sempre in una determinata maniera, molto perimetrale, intasando, chiamiamola, l'area con i suoi, diciamo, mezzi lunghi, questi giocatori a cui piace andare a giocare molto a spalle a canestro. Adesso arriva un giocatore deve, sì, è un rimbalzista che si procura palloni anche da solo, che corre in contropiede e quanto, però credo che debba essere servito, anche come ho visto le schiacciate che ha fatto, è servito perché l'area è aperta e con gli scambi... buoni passatori li hai in squadra, obiettivamente. Gente che sa trattare il pallone lo ha, l'hai. Sì, ce l'ha, ma io vedo... Per il tipo di passaggio che c'è o di pallone da passare a Terry, io vedo solo Monaldi che possa farlo. Gli altri, anche perché fino adesso gli altri hanno giocato e sono stati serviti, non hanno giocato mai per servire agli altri. Perciò, beh, però ripeto, Gentile, correggimi Gentile, i lunghi li trova spessissimo, giusto per aggiungere, sì, un altro al Temonaldi. Sì, 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 no, sicuramente. I primi che mi vengono in mente, lo stesso Vito. Ale, ciao. Ripeto, la società ha fatto bene, aveva l'opportunità, tutto quanto, ha preso un ottimo giocatore. Era quello quanto... che volevo, io voglio dire, personalmente, no, dei vari, però delle varie opzioni. Io resto molto scettico, voglio vedere. La registriamo. Faccio come San Tommaso, voglio metterci il naso e vedere. È il tuo ruolo istituzionale, voglio dire, sei il signor no tu. No, non sono il signor no, però sai... Beh, abbiamo detto che è un roster che si gonfia. Anche perché ultimamente... Mi pare che nelle ultime 3-4 partite Udine abbia trovato un ottimo equilibrio. Sì, ma la mia preoccupazione era se metti un giocatore così in poco tempo da inserire un rompi scatole e uno che si adatta, ma va facilmente, ti porti il problema in casa. Le referenze dicono tutt'altro a livello umano di questo giocatore ed è molto importante. Vai Stefano. Allora, a proposito di Terry, referenze umane che abbiamo cercato e ve le diremo a breve. Innanzitutto il comunicato, perché ci siamo persi a parlare di lui in lungo e in largo, lo possiamo vedere dall'Instagram della Pure22 Studio, un contratto insomma per questi playoff, poi si vedrà in futuro cosa potrà succedere, classe 1996, si snocciola quella che è stata la sua carriera, che comunque ha avuto anche delle apparizioni in NBA, poi si è affermato soprattutto in G League come esperienza all'estero, ha giocato in Francia, ha giocato anche in quel di Seul, ma soprattutto ha giocato nella Stella Rossa Belgrado, dove ha assaggiato l'Eurolega nel periodo di Covid, dove non c'erano le arene infuocate, ma comunque vi farò vedere poi delle immagini in cui ha fatto grandissima esperienza. Dal punto di vista umano, insomma, dalla piazza di Trieste, ci parlano di un ragazzo sicuramente ottimo per lo spogliatoio, un ragazzo disponibile che poi, come abbiamo visto, tecnicamente anche non reclama troppo il pallone, ma vuole solo finalizzare l'azione. Poi ha questa particolarità di essere un po' come il nostro Esibue, lo dicevo anche fuori onda, molto legato alla religione e quindi anche molto con la testa a posto, se così vogliamo dire. Quindi anche sotto questo punto di vista i presagi sono dei migliori. Ti faccio vedere due robine, perché certo, saprei da dove cominciare, ma chiaramente... vediamo al volo quella che è stata la sua grandissima partita contro Bologna, giustamente dicevi tu quella che sembrava essere la partita salvezza, qui tutta la forza prima al rimbalzo. Ruzier e lui in questa partita, esatto, qua hanno fatto di tutto. Ruzier, perché è il classico giocatore che sa quando non ha più soluzioni può alzare il pallone, perché comunque parlavate di questa verticalità di un giocatore che va in vette che non possono essere toccate da altri giocatori, ancora
anche a tagliarsi sempre bene lo spazio sotto canestro per inchiodare. Qui è un'azione in cui lo manderà a canestro invece Davis, invece di Ruzier, ancora con la stessa modalità, insomma andando sopra a Toto Schengelia, non proprio una cosa così da tutti i giorni. Comunque, un giocatore che ha questa grandissima verticalità, è molto bravo nel pick and roll, lo vediamo a breve. Non so, Vito ci ha giocato nella verticalità, mi ricorda in alcuni tratti Beverly che è stato qui, perché Amato gli alzava certi palloni incredibili. Vero, vero. Poi Beverly, diciamo, aveva dei piedi un po' più lenti, se vogliamo. Molto veloce lui. Se vogliamo, lui è velocissimo anche dal punto di vista difensivo. Nel primo sì, passo. Lui, però, Perry, secondo me, corre molto meglio di Beverly. Ah, cioè, se tu lo vedi correre... No, ma poi vi faccio vedere delle azioni difensive. Perry corre come un esterno. Ecco, quello volevo dire, perché sì, adesso stiamo infatti, vedendo adesso tutte le... Può copiare tutte le schiacciate, ma difensive. Chiedere, servire un giocatore così, cioè giusto, ho visto la layup per Gas al volo, ce l'abbiamo nelle nostre corde quel tipo di giocata, non solo in Monaldi, questo voglio dire, secondo me. Secondo me noi se corriamo, cioè se abbiamo che ne so, un rimbalzo lungo, un rimbalzo veloce, un'apertura veloce e si va in attacco correndo, penso che questi palloni qua arriveranno. Sono problemi degli altri. Sono problemi veri. Forse per legarmi un pochino a Robby, sì, forse quando siamo fermi a metà campo, anche per la nostra stazza che comunque è grande, forse questi spazi appunto in area non ci saranno. Però insomma, vedendo il posizionamento suo, che è sempre comunque ottimo, la fisicità lì, anche se c'è un tiretto, una palla, lui la prende, va su. Sì, poi, esuberante, cioè, dà l'impressione che se non c'è lo spazio se lo trova, sburta sì, di ecco, qua. Cioè, voglio anche, dire. Anche al tiro libero l'azione che ha preso, ha toccato, poi magari un altro la prende, un altro no. Qui, aspetta che c'è Pietro. Pietro. Sì, ho sentito bene. No, per dirvi una cosa importante di perché così lo chiamavano quando era Lincoln Memorial in Alabama, no? Lui in quel ruolo di 5 è arrivato dopo, perché lui ha cominciato come numero 4 e come giocatore perimetrale. Noi vogliamo pensare a Terry solamente come l'uomo che salta sopra gli altri e prende schiaccia, limitiamo il suo potenziale al 10%. L'esperienza che ha fatto in Europa, in Turchia, in Israele, con la Stella Rossa, ma anche in Cina, insieme da qualche parte in Asia, in Corea, parlano di un giocatore che corre il campo sia dal centro che sulle ali. Quindi per lui ricevere la palla fronte a canestro o di fianco al canestro è la stessa cosa. Può fare arresto e tiro nella mid range, e quindi può segnare anche quando la difesa è schierata, e poi sicuramente prende il rimbalzo e corre, arriva prima di tutti gli altri lunghi avversari. Robby ha ragione, dice la squadra ha trovato l'equilibrio, io l'avevo detto anche prima, certo, la squadra ha trovato l'equilibrio, ma Terry non è un giocatore ingombrante, quindi probabilmente il discorso fatto per la società è prendiamo un giocatore che non snaturi il nostro gioco, anzi ci dia qualche opzione in più, sia in difesa che in attacco, perché andare a tirare sotto lì adesso è un po' più difficile quando c'è terra in mezzo all'area, quindi i difensori sui piccoli possono anche rischiare qualcosa in più in aggressività e in anticipo sulla palla, e alla fine hai un giocatore in più che può farti la differenza, e di questi tempi non è una cosa banale. Vero, sì, sì. Vediamo le giocate difensive. No, volevo farvi vedere prima qualche... La sua velocità nel roll, quella è spaventosa, perché... È chiaro che qui siamo in campionati magari in cui la difesa è meno premiata, poi il windmill è spettacolare vederlo, eccetera, ma lui ha una capacità di rollare e puntare forte il canestro, sia che ci sia l'avversario sulle sue tracce, sia che riesca a liberarsi. Alcune schiacciate sono ovviamente eccezionali, per esempio ce n'è una, adesso arriverà, qui ancora va e inchioda senza nessun problema, vedete la velocità del pick e poi subito qui nell'alley-oop è ancora sicuramente molto più spettacolare, per esempio anche in questa circostanza la capacità di affondare a due mani, questa è particolarmente interessante perché schiaccia praticamente laterale, in qualche modo riesce ad elevarsi, qui canestro, anche e fallo. Canestro e fallo, tanta roba, dicevamo dei suoi movimenti e anche di come sa interpretare bene le difese, come accetta i cambi,
in questo caso riesce a muoversi molto bene con i piedi, procurando praticamente una palla persa con questo tiro allo scadere che viene recuperato con un rimbalzo. Ancora, guardate questo è esemplificativo, mi piaceva davvero molto, lo vado a far qui in Serbia, a far ricominciare qui. Qui lui fa uno show aggressivo, ma perfetto, anche nel rientro. Disturba Larkin, subito torna sul suo uomo e permette così a chi gli ha dato l'aiuto di tornare in angolo e riempire tutto il perimetro. Poi ancora con un altro show, qui invece accetta il cambio, va a disturbare e fa fare anche infrazione di passi. Ancora una volta la velocità di recuperare la palla. Piedi velocissimi, posso notare. Sì, insomma, e qui stiamo vedendo proprio tutta la sua qualità anche nelle letture difensive, che non è semplice. Anche qui procura una palla recuperata, letture difensive ottime, anche altri feedback che mi dicono, insomma, sul apprendimento degli schemi magari non è proprio un fulmine di guerra, ma immagino che gli faranno delle lezioni importanti. E poi a queste ottime difese aggiunge delle discrete anche protezioni del ferro. Ho selezionato 3-4 stoppate fatte sempre in Eurolega contro avversari di calibro superiore. Comunque senza paura, sempre con ottime scelte di tempo, qui inchioda un paio di volte Larkin, non è male, e anche qui vediamo comunque la capacità di spazzare il ferro nei momenti in cui c'è crisi. Bravino, alla faccia, alla faccia. E qui siamo, Stefano, siamo in Eurolega. E appunto, siamo in Eurolega, qui siamo la Steria Dresda. Che dire? Cioè, quando uno guarda queste cose, obiettivamente, da casa abbiamo qualche messaggino, sì. Vediamo, sì, ne sono arrivati alcuni, eccoci qua, eccoli qua. Con un abbraccione a Vito, che è sempre nei cuori dei tifosi, Simone da Lione. E poi si parla di Terry, acquisto super, adesso manca solo una cosa per informare il derby, che sarebbe una curva e un Carnera roventi come ai tempi del gruppo deciso. Rafael da Pretoria. Volevo essere sicuro che non avevo l'altro dell'altro da Pretoria, che non è un paesino vicino a Nimise, voglio dire, Sudafrica. Beh, insomma, un messaggio non banale, insomma, no, perché no. Innanzitutto ci fa già entrare in clima derby, e poi sposta l'attenzione su una cosa fondamentale, parlando appunto dei playoff e dei derby, quindi il palazzo, il Carnera, la curva, insomma, ricorda dei tempi sicuramente che sono nei cuori di tutti gli sportivi friulani. Insomma. Tu eri già il gruppo deciso, te lo ricordi, o noi anziani? Vito è un eterno giovane, sì, però sì. Un po' di anni ce l'ha, e comunque insomma il gruppo deciso penso che si ricordino tutti, insomma, o che ne abbiano sentito parlare. Io sicuramente. Comunque ne abbiano sentito parlare. Sì. Esattamente, e non solo a Udine, penso che se lo ricordino in tutta Italia. Assolutamente. Sì. A proposito di derby, l'altra schermata, manca a farla apposta, non ci ha messi d'accordo Stefano ed io. Ne resterà soltanto una, con il volto di Carlo Finetti. Un po' perplesso, guarda, questo. Carlo e il suo staff... Un po' quel dispiacere che dicevamo, no? L'ideale sarebbe stato... Carlo e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, a mio avviso. Nel gruppo, in tanti dicono che si aspettano Carlo fra qualche anno su una panchina di un certo tipo, che potrebbe essere quella di Udine, ma nel senso di dire la destinazione di un uomo, di un ragazzo che ha cominciato, e secondo me... Dalla critica non è stato accolto bene. Adesso ne abbiamo letto un po' troppe, cioè il giovane, cioè, come nel discorso del calcio, che negli altri paesi a 16 anni giocano titolari, quindi voglio dire. Carlo, a mio avviso, è molto bravo, perché sia tecnicamente che tatticamente, ma anche un po' sull'ambito umano, psicologico, perché io mi ricordo, per dire degli esempi, il ritiro che avevamo fatto a Gemona quando per il weekend della Coppa Italia, insomma, non eravamo andati, non giocando lui ha passato quei 3-4 giorni dove era, mi sa, post derby, dopo il derby, esatto, dopo il derby, sì. Eravamo mezzi rotti, 3-4, esatto, abbiamo passato quel periodo lì per recuperare fisicamente, e lui non potendo allenare, diciamo, più sul campo perché eravamo tre quarti fuori, ha lavorato anche su altri aspetti che ogni tanto magari si tende a sottovalutare o a trascurare, esatto. Secondo me è molto bravo, è preparato, ha portato anche un po' di tecnologia in più durante le riunioni video, oppure anche durante gli intervalli delle partite abbiamo sempre qualche video
live praticamente. È bravo, è curioso, è spinto da comunque voglia di, sì, di fare, sa benissimo che è capitato in un roster pazzesco, quindi sa di quando chiedere, quando fare di testa sua. Questo suo spirito è bello, porta entusiasmo, quindi spero per lui, insomma, che vada in più lontano possibile nella sua carriera, che è lunghissima, ovviamente, perché ha appena cominciato. Certo. Sì, sì. Solo tu puoi dirci, perché a me è sempre rimasta la curiosità. Lui è molto spesso, una volta ogni tanto, concede la scena ai meriti, allo staff. Ovviamente sono atti dovuti o è proprio così? No, condivide molto. Mi ricordo, forse ti riferisci alla conferenza stampa quando di quando ha mandato Gabriele. Esatto. Sì. Anche del time out che ha portato poi a Brisco, sì, a segnare la tripla, ha dato meriti a tutto lo staff. Vero. Perché lui, essendo partito comunque da assistente, condivide 24 ore su 24 il suo tempo con altra gente dello staff, sa che non è da solo, certo, sa che da soli in questo sport qua si fa ben poco, certo, e quindi cerca di ci sta una cosa molto bella, elogiare anche in altre maniere. Sì, sì, sì. Cambiando un attimino ambito, i tre derby cosa ci hanno detto e soprattutto possono essere paradigma di quello che succederà ai playoff? Mi faccio la domanda, mi do una risposta e me ne vado via. Secondo me no. Vito, io la penso così. Ai playoff è un'altra cosa. Tu che ne hai giocati pochi, Robby? Allora, questo è il derby, direi, quasi perfetto. Il derby perfetto sarebbe stato l'eventuale finale per andare su. È il derby quasi perfetto. Se devi solo pensare che in 10 giorni si giocheranno dalle 3 alle 5 partite di derby, fa un po' venire i brividi, perché e secondo me non c'è pronostico, perché già non c'è pronostico. Già nei playoff il fattore campo l'ha fatto pronostico, attenzione, no. Ha fatto le corna? No, ha fatto a livello numerico. Se lo vuoi rifare o se... Quando tocca a me. Non c'è pronostico, perché... Allora, il fattore campo, secondo me, nei playoff non dico che sia zero, ma quasi, insomma. Sono tutte partite singole, perciò se una partita Cividale vince di 30, la partita dopo può vincere di 30... Udine, e lo stiamo vedendo cosa sta succedendo nell'NBA, perciò i playoff sono questi, non c'è niente da fare. Se mi dicessero di scommettere dei soldi, non scommetterei neanche un euro, perché non saprei veramente, soprattutto in un derby come questo, non saprei veramente come gestirlo, come sbilanciarmi a favore di una, a favore dell'altra. Potrei dire 50,1 per Udine, perché è alla quinta in casa, e 49,9 per cosa. A proposito delle varie gare, poi facciamo un giro d'orizzonte. Gara 2, la prima è lunedì, gara 2 mercoledì, che cade in concomitanza fra una settimana con la nostra trasmissione. Noi andiamo in onda, vediamo come, probabilmente con una versione estesa della nostra trasmissione, uno fra sottoscritto e Stefano va al Carnera per i collegamenti, commentiamo la partita con inserimenti sulla telecronaca di Giovanni Aiello. Vediamo, ci stiamo lavorando. Andrea Padelli sa dove mettere l'euro della scommessa. Sì, no, allora il gesto che ha fatto prima. Il gesto di prima. Allora, io dico invece che Udine, secondo me, è favoritissima. Allora, i derby della stagione credo che non contino nulla, perché quello di Supercoppa era una vita fa, neanche ci ricordiamo di com'è andato, quasi, no? Erano tutte e due le squadre, insomma, appena costruite. Gli altri due, una era favorita a casa del Cividale, era favoritissima a Udine e ha perso. Udine era favoritissima, perché Udine erano 5 giocatori praticamente. Ha giocato, sì, messo male. Io a dire la verità, ha giocato tanto tempo, perfino Vittorio, perciò. Sì, Vittorio, che era uno di quelli in forze. Sono soddisfazione. Soddisfazione, ma sì, beh, ma ad esempio sul derby di ritorno con Udine, con gli infortunati, se vi ricordate, io avevo detto che secondo me vinceva Udine. Tu l'hai detto, e sì, che la differenza la faceva la difesa, ma comunque sono cambiate le squadre. Cioè, il derby d'andata a Cividale, Udine aveva
Mussini, Mian, Sherrill, c'era proprio un'altra squadra. Adesso rispetto a quella squadra lì c'è Monaldi, Gentile, Terry, che penso che potrebbero essere titolari anche nella categoria sopra, diciamo, no? E poi il derby di ritorno, Udine era ai minimi termini, era senza americani, è stata una partita tutta a cuore. Secondo me adesso il budget, la storia, la piazza, le ambizioni della società dicono tutte che Udine è strafavorita, senza nulla togliere a Cividale, che è sicuramente la matricola dell'anno e che probabilmente è la squadra che ha fatto meglio rispetto alle aspettative che c'erano a inizio stagione di tutte quelle che hanno fatto la 2. È sicuramente la favola bella della 2, però adesso arrivano i playoff, Udine ha completato il roster, arriva ai playoff come molti si insomma auspicavano nel suo momento migliore, con delle certezze tecniche, e quindi secondo me il pronostico è tutto a favore di Udine, anche in maniera netta, secondo me. Quindi io prima facevo 3-0, ma secondo me potrebbe starci il 3-0. Ecco, io dico una cosa un po' controcorrente, io faccio fatica però a considerarlo un derby, cioè vi dico sinceramente, cioè nel senso che è un derby perché siamo a 16 km di distanza, però il derby in realtà racchiude anche quel sano odio sportivo, cioè quella tensione agonistica. Il vero derby, cioè, io che sono udinese da 45 anni e frequento il Carnera da 40, secondo me i derby sono con Gorizia, Trieste, Treviso, Mestre, Venezia, Padova ancora una volta. In questa emittente, quando mi hanno detto che retrocesso a Trieste, ero contento. Cosa volete che mi dica? Quelli dico la sacrosanta verità. Ecco, quelli secondo me sono i derby veri, cioè i derby veri devono avere anche la tensione agonistica e devono avere anche lo sfottò e devono avere anche un minimo appunto di filo conduttore, non serenissimo, ecco, non possono essere delle feste di sport così serene. Ma quello conduttore finora è stato quello invece. Esatto, d'altra parte sono tifosi che magari una domenica vanno a vedere una cosa e vanno a vedere, cioè sì, sono troppo e vanno a vedere tutti insieme l'Udinese. Esatto, quindi ripeto, è una splendida festa dello sport friulano, un unicum nella storia del basket udinese e forse in Italia, non conosco alla perfezione tutte le situazioni italiane. Definirlo il derby, io veramente faccio fatica, però è un'opinione mia. Tanto a proposito, ci scrivono da Cividale, Paolo, un vecchio coach di Cividale, dice che è d'accordo con Robby, quindi già lo manderemo a casa qualcuno a controllare se sta bene. Ma su Terry è d'accordo con Robby? Sì, su Terry, almeno siamo in due, ma spero di sbagliarmi. Credo sul fatto che non servisse un altro americano, è d'accordo con Robby. E poi ci scrive, se non sbaglio, Anna, come potevano scriverci Anna, che salutiamo. Ciao grande Vito, buona serata a tutti. Ora la rosa dei nostri beniamini è completa, con un gioco spettacolare e noi con un tifo stellare tutti insieme per vincere. Beh, Anna non ha bisogno di presentazioni. No, no, assolutamente no. E questo giro d'opinioni voglio chiuderlo con il nostro Pietro. Pietro, mi pareva che non fossi molto d'accordo su Udine favoritissima, dal non verbale. Sì, vero, perché di derby ne ho giocati tanti anch'io, come ne ha giocati Robby, e sappiamo benissimo tutti e due che al di là della tecnica e della tattica, quello che conta è la prontezza di testa. Ecco perché io dico, cominciare il derby con i playoff, con i derby, ti obbliga da un punto di vista psicologico di essere pronto subito fin dall'inizio. Sono 5 partite e considerarle tutte e 5 nello stesso filone è sbagliato, perché le squadre vere che vincono i playoff sono quelle che sono capaci di fare gli aggiustamenti in 48 ore, cioè tu perdi una gara o vinci una gara in una maniera, nella seconda puoi giocare, devi giocare in un'altra maniera per forza, perché devi cambiare. La terza pure, la quarta pure, la quinta pure. Ecco perché dico che non esiste mai una favoritissima. Abbiamo visto nella Serie A degli ultimi anni cosa è successo con le favoritissime che invece di vincere sono state eliminate in maniera inopinata. Ecco, io dico solamente una cosa a Udine: stare attenti ed essere pronti psicologicamente a trovarsi di fronte a qualche trappola che sicuramente ci sarà. E quindi quando sei pronto psicologicamente, e Robby lo sa, fare canestro e difendere ti viene più facile, perché alla fine delle 5 partite arrivi con saranno 5, ma anche se saranno 3 arrivi con le energie fisiche veramente sotto i tacchi, ed è solamente sono solamente i nervi che ti portano avanti. O no, Robby?
No, no, certamente. Sei d'accordo? Ah, sono d'accordo, perfettamente no, ragione. Stava dormendo, non sta svegliando. No, stavo ascoltando, perfettamente ragione, cioè non è questione. Sono anche oltre di playoff, oltre di, sono 5, dai 3 ai 5 derby di playoff, cioè derby di playoff, perciò... Sì. Il meglio del meglio, però... Noi siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora 5 minuti. Io voglio dedicarli tutti a Vito. E abbiamo anche una schermata per te. Ministro della Difesa. Non è male questa. No. Perché? Perché al di là del fatto che è un giocatore amatissimo da tutti, va bene, ok, finisce lì. Se uno è scarso, dice bravo, però voglio dire. Però è un giocatore che proprio per il suo modo di essere in campo e fuori, rischia di passare sotto traccia per quanto è fondamentale anche giocando di meno, giocano poco tutti obiettivamente. E quindi da questo punto di vista, men che meno, rischia di passare troppo sotto traccia. Prendiamo un'immagine. Sì, Steph. Assolutamente sì. Poi diciamo sempre, no, non per fare polemica, anche troppo facile da lasciare fuori, poi metto puntini e puntini, perché è un giocatore che meriterebbe tantissimo, però è un uomo spogliatoio. Qui siamo alla azione che dicevamo prima. Tu, ovviamente Brisco è quello che fa la tripla. Rimessa per Brisco. È quello che ribalta la situazione canestri, è tutto molto bello. Però in tutto questo clima goliardico, come abbiamo fatto vedere, con Brisco che ancora esulta, Gentile che già sta andando, no, Esposito che sta andando via, Gentile anche che esulta, nel frattempo la palla rotola fino a Montano che, se non fosse disturbato da Vito, ha un secondo, come si vede qui sopra, per prendere e tirare, e ce la farà sicuramente perché ce la fa, ma il disturbo di Vito gli toglie quei 0.2, 0.3. Sì. E nessuno ovviamente tutti parleranno della tripla di Brisco, come anche giusto che sia, però noi piace sempre sottolineare uno su 5, forse anche la panchina stava già andando via e lui però era l'unico ancora sul pezzo. Sì. E non è facile appunto quando non sei utilizzato 40 minuti di tutte. Lui era quello che ha fatto la rimessa e è andato praticamente a aprire e chiudere stata una controbeffa incredibile. È una controbeffa clamorosa, soprattutto non saremo a parlare di questo tipo di accoppiamento con quello 0,03. Cioè, avremo lo stesso accoppiamento ma con il fattore campo al 5. Esatto, sì, è vero, è così. Arrivederci. Arrivederci. Poi grazie. Ti diamo Liban con calma, per pagare, si accetta tutto anche con tante, non c'è problema. Super Vito Nobile. Guidaci col grande cuore bianco nero alla finale, quindi già si guarda oltre. Si guarda oltre. Già siamo. Senti, del tabellone che ci è capitato, che dici? Ma poteva andare peggio? Sì, secondo me poteva andare peggio. Non voglio dire niente. Non dire niente. Perché ho guardato bene, insomma, tutto quanto. Dico questo, che ogni anno è a sé, comunque non possiamo essere già focalizzati sulla finale, perché non è che siamo arrivati in finale 2 anni di fila, no. Ed è scontato, e si è visto tutto l'anno. Prendiamo una partita alla volta, un turno alla volta, mettiamo a posto, come diceva anche Pietro, bisogna essere molto molto svegli e concentrati, veloci di testa prima che di gambe, a fare degli aggiustamenti, E andiamo avanti. Vito, ultima cosa, ancora un minutino. Quanto può incidere il fatto di essere così lunghi man mano che si va avanti, no? È chiaro, adesso sono tutti più o meno che partono alla pari, però poi semifinali, finali, soprattutto se le serie sono lunghe. Esatto. Anche di questo abbiamo avuto un assaggio l'anno scorso con vari acciacchi, che può essere anche una scavigliata, che lì per lì te la fasci, tieni duro e giochi. Però sai, magari si scaviglia uno, ha una botta un altro, che botte ce ne saranno. E quindi un acciacco, uno può dire, può anche alzare la mano, non c'è nessuna vergogna. Sto fuori, recupero meglio, vedrete perché per la prossima partita sarò al 100%, invece che tenere duro e andare sopra un infortunio. Quindi secondo me va benissimo, bisogna accettare questo fatto qua di essere in tanti, come lo dirò sempre, i minuti saranno più corti, dobbiamo essere bravi noi a entrare, dare tutto, quei 3, 4, 5, 10 minuti di fila, perché può capitare, e poi magari star pronti a 2 giorni dopo a stare in tribuna, e 2 giorni dopo ancora magari partire in quintetto, perché... 20 secondi se vuoi dire qualcosa. Nei playoff, innanzitutto arrivi alla fine della stagione
e secondo me non deve esistere la stanchezza, anche se giochi 15 partite in un mese e mezzo, non deve esistere la stanchezza. Nei playoff devi uscire alla fine di ogni singola partita dal campo, non perché hai male fisicamente, ma perché hai male alla testa, perché è solo una questione di testa, di concentrazione. Cioè tu devi finire la partita che hai mal di testa, ma non mal di testa perché sei stanco, mal di testa perché hai pensato troppo. Tra l'altro è molto simpatico vedere, ti faccio vedere al volo i commenti, perché in questo post si chiedevano i favoriti. C'è Udine, Forlì facile, Fortitudo. Ora Forlì, ma dipende dagli arrivi della Serie A. Udine con i cuoricini bianconeri, facciamo vedere l'ultimo. Vorrei essere lo psicoanalista di colui che ha inventato questo format per la Serie A 2. Direi che ha chiuso benissimo il commento del favorito. È così. E vediamo come va a finire. Intanto due gare sicure, una di fila all'altra al Carnera, lunedì e mercoledì. Mercoledì appunto, vediamo come la andiamo ad approfondire noi. Ci dobbiamo fermare, non vogliamo sforare la nostra diretta. Salutiamo in velocità Pietro. Ciao Pietro. Ciao a tutti. Stefano, Roberto. Ciao, Andrea, ciao a tutti. Vito, ciao a bocca tutti. Al lupo. Grazie. Ci vediamo più avanti. Derboni che ci aspettano. Ci rivediamo. Ciao.